uomo, movimento, emozione. Sono queste le tre parole d'ordine del progetto che Fabio Novembre ha pensato per Casa Milan. Questa grande capacità di modificazione dell'intorno che ha l'uomo, io ho voluto evolverla un po' sul mondo del calcio. Quindi per me esiste prima l'uomo al centro, l'uomo in movimento, motion, e tutto quello che ne deriva, che è l'emozione, no? Quindi diciamo che l'evoluzione, o tutti i temi sviscerati all'interno di Casa Milan, sono man, motion, emotion. Quindi l'uomo, il movimento e l'emozione. Perché poi questo movimento genera emozioni, cioè se tu ci pensi, sono 22 a dannarsi l'anima dal punto di vista fisico in campo, no? Però immaginati che emozioni generano sui 50.000, 100.000 persone presenti e sulle centinaia di milioni di persone che li stanno guardando. Quindi è pazzesco come veramente delle azioni, delle semplici azioni, poi attorno ad una palla, anche lì, grande metafora, cioè comunque si piglia a calci una sfera. La sfera è un simbolo platonico della perfezione, cioè noi stiamo prendendo a calci la perfezione con la parte meno sensibile del nostro corpo. C'era un edificio esistente, quindi ma questo è un po' un problema italiano, se vuoi, sempre di meno si riesce a costruire, è frustrante per un architetto vivere in Italia, quindi hai a che fare con edifici già fatti. Però puoi fare quest'opera, io sono molto orgoglioso del lavoro fatto su Casa Milan, perché anche semplicemente un lavoro di facciata ha reso questo edificio unico, l'ha reso assolutamente iconico, fortissimo. Poi l'interno era facile, sai, io sull'architettura dello spazio interno riesco a fare grandi cose, cioè è stato un gioco abbastanza più semplice dal mio punto di vista, ma la facciata era difficilissimo. Nero e il rosso sono due colori che io adoro, io li uso sempre, mi piacciono da morire, quindi non ho fatto nessuna fatica cromaticamente parlando. Poi ho aggiunto l'oro, che è un altro colore che mi piace molto, e il bianco, che è il non colore, e la luce, il bianco è la luce. In un progetto come questo ci sono tanti piccoli dettagli che concorrono. Abbiamo parlato di rosso e di nero, che sono ovviamente i colori obbligati. È stato aggiunto l'oro. Quando arriviamo alle superfici, arrivano i grigi. Perché? Beh, sono i grigi delle ombre, no? Delle tonalità che confondono la luce col buio. Dal mio punto di vista non è tutto luce o tutto buio, c'è mille cose in mezzo. Io devo dirti che il trattamento a strisce dei pavimenti degli uffici, per me quello è stato fondamentale, c'era proprio bisogno di questa gradazione, non volevo compartimentare, volevo che ci fosse questo effetto blur, un gradiente da applicare a queste enormi superfici degli uffici. E trovo che l'effetto sia ottimo, veramente, non ti dà delle certezze. Io non voglio darti certezze, io odio dare certezze. Io voglio far domande. Per il rivestimento di parte delle superfici di Casa Milan, Fabio Novembre ha scelto la collezione Metropolis e Gauche Slimtech di Lea Ceramiche. Quando mi chiedono come si scelgono i materiali, io faccio sempre la metafora del cinema, no? Come fai a scegliere degli attori? Dipende dalla storia che vuoi raccontare. Devi fare un casting che è sensato rispetto a quelle che sono le tue idee di quello che vorrai raccontare. Quindi io prendo Lea nel momento in cui mi serve un attore come Lea, cioè che sa recitare esattamente in quella maniera. E mi capita di prenderlo spesso, questo è vero, ma è veramente un problema di casting, cioè trovo che funzioni nelle storie che scrivo. L'architetto, di fronte a un prodotto come quello di Lea, pensa all'estetica o dà importanza anche alla questione tecnica del prodotto, la durabilità e quant'altro? Ma guarda, ora stai toccando un argomento. Intanto credo che lì in zona Sassuolo ci si facciano le ricerche più interessanti del mondo dal punto di vista della pavimentazione. E pavimentazione, sai, sembra banale, no? Ma è la superficie che consumiamo di più, è la superficie che in qualche maniera sente di più le tracce del nostro movimento. E si stanno sviluppando i materiali pazzeschi, cioè su spessori minuscoli hai una resistenza altissima. Cioè guarda che noi tante volte sottovalutiamo la ricerca che facciamo all'interno dei nostri distretti industriali. Se fosse stato fatto a San Francisco direbbero: ah,
è stato inventato questo materiale pazzesco. Non inventiamo e li diamo per scontati, no? Tante volte veramente, questo è un grande errore italiano, non ci sappiamo valorizzare.